I titoli in sommario: emergenza coronavirus, raddoppiati i ricoveri in intensiva in regione. Tragico incidente stradale ad Arquata del Tronto, muore un 72enne. Conclusa con successo la 3 giorni della risata San Severino Festival. Per lo sport ciclismo, Eleonora Ciabocco si conferma campionessa italiana juniores. Calciomercato di Tolentino e Settempeda. Volley la Lube dà il via alla campagna abbonamenti. Il più cordiale ben trovati all'appuntamento con l'informazione su Via Tolentino canale 16. Iniziamo con il consueto bilancio sul coronavirus. Balzo di ricoveri per Covid-19 nell'ultima giornata nelle Marche, dove i degenti sono saliti a 121, più 9 rispetto al giorno precedente. Raddoppiati i ricoverati in terapia intensiva, da 3 a 6. Stabile il numero in semi-intensiva, 11, ed incremento di 6 pazienti, ora 104, nei reparti non intensivi. I positivi rilevati in un giorno, secondo i dati della regione, sono 1.997 su 4.809 tamponi. Nell'ultima giornata si è registrato purtroppo anche un decesso, per cui il totale delle vittime in regione è arrivato a 3.941 unità. Veniamo alla cronaca. Rissa da saluni in un bar, un uomo a Torrette, è accaduto nella notte di sabato in un locale di via Giordano Bruno ad Ancona. Alcuni clienti del bar hanno iniziato ad insultarsi per futili motivi, per poi passare ai fatti in breve. Un uomo di 46 anni è riportato la peggio ed è stato soccorso dalla Croce Gialla per una profonda ferita sul gomito provocata dal vetro di una bottiglia. I sanitari accorsi lo hanno trasportato all'ospedale di Torrette per suturare il profondo taglio. Indagini dei carabinieri in corso. È stato ritrovato morto ieri il pensionato 69enne di Grotta a Mare, di cui non si avevano notizie dal 29 giugno scorso. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato ai piedi di un costone non lontano da dove lo stesso aveva lasciato la sua auto in via Belvedere per una passeggiata in direzione Cupra Marittima. Per giorni lo avevano cercato invano carabinieri e vigili del fuoco con l'unità cinofile, utilizzando droni ed anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Purtroppo però tutto è stato vano. Al lago di Polverina, nel territorio di Camerino, ieri mattina intorno alle 10 è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 81 anni. L'allarme è stato lanciato da un familiare che aveva notato la vettura dell'uomo nei pressi della zona e, avvicinatosi, ha visto il corpo riverso nel lago. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell'81enne residente a Muccia. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la compagnia di Camerino per gli accertamenti di rito. Tragico incidente stradale ad Arquata del Tronto, muore un 72enne. Il servizio. Tragico incidente intorno alle 9 di ieri mattina ad Arquata del Tronto, lungo la provinciale che conduce a Castelluccio di Norcia. La vittima è Emidio Ferretti di Rocca Fluvione. L'automobilista di 72 anni, forse per un malore, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito fuori strada, impattando violentemente contro un albero. Sul luogo sono in breve intervenuti i sanitari del 118 dell'ospedale Mazzoni, i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e la polizia stradale di Camerino. L'uomo purtroppo è spirato durante il trasporto in ospedale. Apriamo ora la pagina di politica. Dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Enrico Giovannini, in visita nel territorio pesarese, dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Carlo Ciccioli: ci saremmo attesi una maggiore volontà di confronto. Invece pare, come si evince dalle sue parole, che è già tutto deciso, salvo parlare poi di una nuova proposta che comunque non potrà essere quella che tutti noi auspichiamo: l'arretramento ferroviario di tutta la tratta regionale che corre lungo la dorsale adriatica. Anche a noi, il presidente Francesco Acquaroli lo ha ribadito sempre, interessa arrivare il prima possibile a un accordo per colmare al più presto il gap infrastrutturale delle Marche. L'aumento dei treni merci senza un concomitante arretramento ferroviario andrà a minare irrimediabilmente la nostra vocazione turistica. Come evidenziato a tutti i principali attori economici regionali, non è concepibile implementare un piano che non comprenda anche il sud della regione. Oltre 3.000 apicoltori con un numero di alveari pari a 59.002 sono alcuni dei numeri della banca dati apicoltura dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale, che ben fotografano
quanto nelle Marche si stia parlando di un settore strategico da salvaguardare e promuovere da molteplici punti di vista. Ad oggi si rende necessario valorizzare la consistenza del patrimonio apistico intervenendo non solo a favore degli apicoltori, ma anche nell'ottica di promozione di un prodotto di alta qualità come quello prodotto nelle Marche. Questo è il commento del consigliere regionale dei Fratelli d'Italia Marco Ausili a seguito dell'approdo in seconda commissione consiliare della proposta di legge regionale di cui è relatore di maggioranza. Ieri la città di San Severino, medaglia d'oro al valore civile, si è fermata per commemorare gli ecidi di Chigiano e Valdiola. All'Abibbio di Chigiano si è tenuta una celebrazione ufficiale promossa in occasione del 78esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo dall'amministrazione comunale e dalla sezione AMPI Capitano Salvatore Valerio. Il giornalista e scrittore Alberto Pellegrino ha parlato della partecipazione civile alla resistenza nel territorio settempedano. L'iniziativa è stata aperta da una messa e chiusa dalla tradizionale merenda sui prati. Ha prestato servizio il Corpo Filarmonico Bandistico Francesco Adriani. Nell'ambito delle celebrazioni è rientrata anche la presentazione del libro Riconoscersi partigiane e partigiani, costruzione di un'appartenenza, a cura di Chiara Donati, ricercatrice storica, e Marco Biancucci, fotografo. L'iniziativa, tenuta nell'ex chiesa di San Giovanni, è stata promossa dall'AMPI Cittadina, dalla CGL Macerata e dalle associazioni La Zattera e Sogna Libro. È partito con il piede giusto il periodo di saldi estivi che da sabato scorso proseguirà in tutta la regione fino al 31 agosto. A Macerata la prima impressione che hanno avuto i negozianti è stata positiva. Nonostante il caldo afoso, afferma Giuseppe Romano, titolare del negozio di abbigliamento Uomo sito in via Gramsci, sabato mattina c'è stato un discreto movimento di persone. Spero proprio che il trend sia confermato e che si possa concretizzare una reale ripresa dopo un lunghissimo periodo difficile coinciso con l'emergenza pandemica. Sulla stessa lunghezza d'onda, ma con un distinguo, Franca Ercole di Pizzi e Merletti, abbigliamento donna. Per i clienti l'inizio nettamente anticipato della stagione dei saldi da qualche anno a questa parte è un vantaggio, ma per noi, sottolinea la rappresentante dei commercianti di Corso Cairoli, un po' meno. Siamo costretti a vendere a cifre nettamente inferiori la merce che avremmo potuto vendere ugualmente incassando di più. I saldi andrebbero fatti almeno fra una ventina di giorni. Ciononostante ho avuto persone che attendevano fuori al mio negozio nella mattinata di sabato, un segnale positivo. A conclusione dell'annuale seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani che si sta tenendo in questi giorni ad Assisi, domani e dopodomani l'Università di Macerata ospiterà all'auditorium UNIMC di via Padre Matteo Ricci l'incontro di studio donne e uomini del francescanesimo delle Marche. Il seminario è organizzato dalla Società Internazionale di Studi Francescani, che ha lo scopo di promuovere e agevolare gli studi francescani, chiamando a collaborare studiosi di ogni nazione. I lavori si apriranno alle 9 con i saluti del rettore Francesco Adornato, del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici John Francis McCourt, fresco di elezione alla carica di rettore per il prossimo sessennio, e del ministro provinciale dei Frati Minori della provincia Picena, Simone Giampieri. Dall'università ad un'altra scuola, le scuole virtuose scelte per la qualità della loro offerta formativa in ambito musicale in Italia sono soltanto tre, una in provincia di Brescia per il nord, una in provincia di Lecce per il sud e l'Istituto Strampelli come campione del centro Italia. Il progetto di ricerca dal titolo Le pratiche musicali nella scuola italiana, studio sociologico tra educazione e cultura, è stato condotto da Federico Biancarelli e accolto dalla dirigente del comprensivo Strampelli, Pierina Spurio, poi portato avanti dal compianto Maurizio Cavallaro ed ultimato sotto la reggenza della dirigente Simona Lombardelli. Gli studenti interessati alle interviste sono alunni delle classi quarta e quinta primaria dei pressi di Castelraimondo, Fiuminata e Pioraco e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado di Fiuminata e Pioraco. Un grande racconto ed un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica per Stand Up Omero, che con Paolo Rossi attraversa domani al Teatro Piermarini di Matelica tutta l'Odissea in 60 minuti nel progetto di Sergio Maifredi. Lo spettacolo è proposto dal ricchissimo cartellone del TAU, Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico, giunta alla 24esima edizione, che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali
offre l'opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione, restituendoli ad un ampio uso su iniziativa di Regione Marche, AMAT, MIC e i comuni del territorio. In questo momento, dichiara Paolo Rossi, voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L'importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone. Per me, continua con tono scherzoso, Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie, forse tutta la storia dell'Odissea, Ulisse che l'ha commissionata a Omero perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo aver impiegato 10 anni per tornare a casa. Di bellezza qui ce n'è tantissima, dopodiché ho visto anche questo territorio ferito, non so cosa sia successo in questo anno, spero che le cose siano mosse perché non c'è più tempo. Parole della Marina di Appennino, Foto Festival Luce della Rinascita, Licia Colò, intervenuta venerdì sera all'inaugurazione della 3ª edizione del festival dedicato al mondo della fotografia naturalistica, occasione per promuovere la cultura e la natura dei piccoli borghi, soprattutto di quelli che aspettano la ricostruzione dopo il sisma. Sul palco per i saluti inaugurali, il sindaco del comune di Belforte del Chienti, Alessio Vita, il presidente della provincia di Macerata, Sandro Parcaroli, il presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, il presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna. Nel corso della serata è stato dedicato un commosso ricordo alla guida escursionistica del parco Michele Sensini, tragicamente scomparso nei giorni scorsi. Torniamo a San Severino, è terminata ieri la 3 giorni di battute e risate San Severino Festival in Piazza del Popolo, appunto a San Severino. Ascoltiamo i pareri degli ospiti ai nostri microfoni. Sono state 3 serate veramente importanti perché è un concorso nazionale di comici, quindi concorrenti per 3 sere hanno partecipato e ci hanno fatto sorridere. In questo salotto estivo della città di San Severino Marche. Siamo in piene manifestazioni estive, grande afflusso di persone, quindi sia di San Severino che non, e questo ci fa piacere perché abbiamo bisogno di rilassarci, abbiamo bisogno di sorridere, abbiamo bisogno di stare insieme, ma l'estate a San Severino continua, quindi la prossima settimana avremo altre cose fino ad arrivare al 15 luglio che avremo Mahmood. Vi aspettiamo tutti a San Severino Marche, sia in piazza sia nelle varie località dove stiamo realizzando tutti i nostri programmi estivi. 3 serate bellissime e ci siamo divertiti tantissimo, quindi ringrazio il patron Claudio Brunacci per avermi voluto qui su questo palco. E San Severino è una splendida location, è stato tutto veramente fantastico, quindi ringrazio tutti voi, speriamo di rivederci presto. È stato veramente un ottimo successo, sono stanco, però veramente contento di quello che abbiamo realizzato, anche se è un parecchio tempo che ci lavoriamo, e chiaramente un ringraziamento lo dobbiamo a tutti coloro che hanno partecipato, principalmente all'amministrazione comunale e alla sindaca che veramente l'ha voluto fortemente. Restiamo a San Severino, ma per un'altra notizia di carattere luttuoso. Se n'è andato all'improvviso, lasciando i tanti amici e concittadini attoniti ed intristiti. Mario Sparvoli è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato all'età di 68 anni, nonostante le cure e le attenzioni che gli dedicava il fratello Carlo, con cui viveva a Castello al Duomo. In gioventù si era messo in mostra come mezzo fondista di lunga lena, dimostrando nelle gare su strada a cui aveva partecipato una buona predisposizione. Il suo amore per lo sport lo aveva portato anni fa a collaborare con una palestra cittadina in qualità di preparatore atletico. Poi l'inizio del declino, educato e cordiale, era stato visto fino a pochi giorni dall'epilogo in un bar del centro per un rapido saluto. Poi il repentino peggioramento delle sue condizioni di salute e la morte. Ieri mattina, dalla sala del commiato Il Tempio degli Angeli, è stato accompagnato dai familiari e dagli amici al cimitero di San Michele per la tumulazione a terra, struggente il saluto di tutta la comunità di Castello al Monte. Salute in cammino, il progetto di promozione dell'attività fisica proseguirà anche nel mese di luglio a Macerata con una serie di camminate aperte a cittadini di ogni età.
Si tratta di un'iniziativa organizzata dalle ACLI Marche, dalla Scuola Italiana di Camminata Sportiva, dalla SD Green Nordic Walking e vuole combattere la sedentarietà e l'inattività fisica. Le camminate serali si svolgono due volte a settimana, con partenza da vari punti della città alle 21.30. Il prossimo appuntamento è per domani, 5 luglio, alla Rotonda dei Giardini Diaz. La partecipazione al progetto Salute in Cammino è gratuita. Da un progetto salutare all'altro, giovedì 7 luglio, nuovo appuntamento con l'iniziativa Sport Atreia 2022, compresa all'interno di un progetto realizzato dall'Unione Sportiva ACLI e da ASD Green Nordic Walking, col patrocinio dell'amministrazione comunale, alle 21 di giovedì prossimo, con partenza dal piazzale Don Antonio De Mattia a Chiesanuova, prenderà il via una nuova camminata serale finalizzata a promuovere il movimento, stili di vita corretti, la socializzazione ed a contrastare la sedentarietà. Si consigliano abbigliamento e calzature comodi, una bottiglietta d'acqua ed una torcia. Per informazioni 349-666-7368. Bene, siamo giunti al meteo, poi lo sport. Le previsioni del tempo per martedì 5 luglio. Cielo sereno con aumento della copertura nelle zone interne nel pomeriggio. Possibilità di isolati brevi rovesci nel pomeriggio nelle zone interne. Temperature senza variazioni di rilievo, venti di brezza tesa nord-occidentali, mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio.